Ci sta? Sì. Dai. Noi partiamo con questo manifesto, che è un manifesto che vuole essere di rottura, perché basta con le chiacchiere, basta con le storie. E proprio oggi, al programma sulla ricerca di Rai 3, parlavano appunto della problematica che si sta ponendo. Oggi è giovedì 14 maggio, diciamo. Esattamente, esattamente. Sulla problematica che appunto è quella della ricerca. Ha incominciato un po' di persone a dire è utile o non è utile. Ovviamente c'era tutto il coro dei grandissimi ricercatori che erano tutti a dire no, non è possibile, è tutto utile la ricerca sull'animale, eccetera, eccetera. Allora ripetiamo che il discorso della ricerca e della inutilità della ricerca sugli animali è un discorso che in Italia si fa dagli anni 50 in qua. Ci sono tutti strumenti alternativi alla sofferenza degli animali e lo dobbiamo dire in termini di conoscenza, in termini proprio di scienza. È scientifico affrontare questi problemi, chiaro? Anche perché dietro c'è, così come dietro a certi farmaci c'è l'interesse dell'industria farmaceutica, dietro alla ricerca sugli animali, ricerca scientifica, c'è tutto un interesse economico, c'è un giro a cominciare da Teleton, tanto per esattamente, dire un nome, esattamente. Tanto per dirne uno. E tra l'altro, tanto per fare un nome così, ci dicessero i signori, ci facessero vedere la contabilità di Teleton che noi non abbiamo mai visto. Che dovrebbe essere pubblicata sui giornali a maggior tiratura nazionale secondo la legge del 1982. Esattamente, non solo, ma visto che è una no profit, deve obbligatoriamente rendere pubblici i propri bilanci. Dove cazzo stanno questi bilanci? Esatto. E siccome la pubblicità viene fatta attraverso la televisione, oltre che ai giornali, dove abitualmente, tipo anche se voi vedete, sono 24 ore, no, sono 24 se ore. Ti ricordi, ci sono l'ultima pagina dei quotidiani a tiratura nazionale, tipo Il Messaggero, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, ancora di più, fino al 1985-90. È cominciata, diciamo, una parvenza di osservanza della legge che diceva. Esattamente. E per cui l'ultima pagina era il rendiconto schematico pieno di un bilancio aziendale, fosse l'ENI, fosse l'IRI, fosse lo dovevano fare. Sono spariti. La legge è sempre quella. Esattamente. Allora, questo ci è permesso di dire queste cose, ma perché è possibile in Italia tutta questa roba? E leggiamo questa piccolissimo titoletto. Allora dice: chi non ha libri rovinati non li ha letti, e questo è molto bello. Ma se vedi i miei libri, guarda. Allora, buona parte dei libri nelle biblioteche degli italiani sono intonsi, non sono nemmeno quelli tagliati. Proprio oggi, sempre oggi, 14 di maggio del 2015, 2768 a Burbe Condita, nel quel meraviglioso programma di Rai 3 dedicato alla ricerca e al progresso tecnico-scientifico, che è sempre eccezionale, un programma eccezionale nel vero senso della parola, è stato comunicato che l'Italia è l'ultimo paese nell'acquisto e nella lettura dei libri. L'ultimo paese dei paesi occidentali, ovviamente. L'ultimo paese. Non al mondo, L'ultimo paese, ma molto, molto dopo la Cina, molto, molto dopo l'India, molto, molto dopo Hong Kong e quant'altro. Ma la cosa più grave, sapete che cosa manca in Italia? E uno si chiede per quale ragione ci sia un governo diretto da Matteo Renzi. Da semi analfabeti. È l'ultima per competenza di lettura. Allora, che significa questa frase? Competenza di lettura significa che uno che legge un libro o che legge un fumetto è competente di quello che legge. A dare un giudizio, dare una critica. Allora, non c'è nemmeno la competenza di lettura, metti in caso che uno si legge, che ne so, Alice è ancora peggio. Alice è 40 all'anno. Ecco, ma diremo anche Alice nel Paese delle Meraviglie. No, a maggior ragione.
Alice nel paese delle meraviglie è anche lì c'è il senso del viaggio, del divenire, ma non solo quello, c'è tutto è un'opera, una storia complessa, è un'opera con una complessità lettura molto, eccezionale molto. Tra l'altro dentro c'è anche tutto il relativismo, certo. La cultura relativista, certo. No, la cultura post-artistica, gli universi paralleli, esattamente. Allora voi vi immaginate uno che non ha competenza di lettura, quando va a leggere, no, Alice nel Paese delle Meraviglie, che cosa riesce sfarfalla proprio. Appunto. E allora questo l'abbiamo detto e lo dovevamo dire. Leggiamo un po' di cosette. Alcune cosette vanno proprio dette, questo è uno degli ultimi numeri di Avvenire. Allora, l'UE abbia cuore, pressing sull'Europa per l'accoglienza ai migranti, Mattarella, basta egoismi, Juncker vuole la svolta, Mattarella. Nepal devastato, vendesse un par de Ferrari. Esattamente. Nepal devastato, ora l'incubo della tratta di donne e bimbi. Ma insomma, ma l'incubo, qual è l'incubo, scusate, ma dovete intervenire per far sì che non ci sia la tratta. Però può l'Italia intervenire contro la tratta di donne e bambini che è governata da negrieri? L'Italia è governata da negrieri, e può l'Italia intervenire? Allora, assolutamente no. Non ha titolo, non ha le forze. Ma non lo fanno, non gliene frega niente. Non glielo impediscono fin dall'embrione, dal primo embrione. Argentina, d'idea. Verso gli altari, Angelelli, il vescovo perseguitato dal regime di Videla. Oh la Madonna, ma ho cominciato a accorgermi adesso. Ma caro Bergoglio, cosa facevi ai tempi di Videla? Noi lo sappiamo che faceva. Appunto. L'abbiamo anche scritto. Ci dicono che il Vaticano si accinge a riconoscere i palestinesi, la Palestina. No, ma c'è di più. Notizia di ieri. Dicono che la Sacra Famiglia non rappresenta più, non è un elemento di rappresentazione reale della vera essenza della famiglia. Mi pare giusto. Mi pare giusto. Perché ci mettono San Giuseppe o due Madonne, bisogna fare qualcosa di questo genere. Oppure il Minotauro. Che esattamente, forse è meglio ancora. Capito? Allora, queste sono cose che è vero. Però questo avvicinamento, diciamo, siccome il Vaticano rappresenta sempre la lancetta di equilibrio perché loro, che sanno bene come stanno le cose, anticipano sempre i tempi tenendo conto di chi sarà quello che nel futuro comanderà, quindi si stanno avvicinando a quello, certo. Perché loro devono sempre stare con chi comanda, questa è la ragione per cui il Vaticano, grazie esiste ai traffici, da 1600 anni, esatto, grazie ai traffici soprattutto di Montini, ha tradito l'Italia nell'ultimo conflitto, perché già da tempo si era avvicinato agli Stati Uniti d'America, quindi questa è la cosa. Però il fatto che ci sia questa tendenza a riconoscere a tutti gli effetti la Palestina in un modo o nell'altro, o i palestinesi, significa... No, però... Gli ebrei non erano contenti. Ah sì, appunto. Non erano neanche soddisfatti, gli mancava qualche piccolo orpello. Sì, vabbè. Appunto. Vabbè, no, come si dice, il servo non serve mai. Sì, alla perfezione, esattamente, no? Però in ogni caso è chiaro, questo avvicinamento vorrà dire che lor signori stanno perdendo terreno giorno dopo giorno. Oh, qui c'è una cosa molto bella che dobbiamo leggere, perché qui la percezione di quello che sta succedendo nel mondo non c'è. Questo è un giusto per Aleppo, un articolo di fondo. Il ponte spezzato da ricostruire adesso, non era da bloccare quello che stanno facendo da due anni. Da tre anni ormai. Beh, da due anni Aleppo, perché prima non era toccata Aleppo. Certo. Su Aleppo non ci sono novità, se non negative. La città è un ammasso di rovine, divisa in due come una berlina d'Oriente. Non è un muro a dividere le due parti, ma la frontiera mobile della violenza che si sposta sotto le pressioni contrastanti dei governativi e della composita opposizione.
ribelli. Opposizione. Sarebbe il caso che qualcuno andasse a dire da dove cazzo esce fuori? Ma ormai la percezione ce l'hanno tutti. No, però. La percezione sì, ma i dati di fatto. Allora, qui c'è una guerra che è in atto quasi da 4 anni. Sì. 200.000 morti. Sì. Non si sa chi cazzo sono questi sovversivi. Tagliagole. Questi violentatori assassini e tagliateste, certo, altro che i tagliateste di Salgari, come si chiamavano? Quelli del Borneo, sì. Gli abitanti del Borneo, adesso non mi viene in mente. E quindi c'è tutta questa serie di cose per cui dovranno avere una fonte di finanziamento. Una guerra del genere costa miliardi di dollari. E certamente. Al da giorno. Dove escono? Al giorno. Gli Stati Uniti hanno speso, mi sembra, attorno ai 200 miliardi di dollari per la guerra a Saddam Hussein. Esattamente. Quella della seconda. Esattamente. E quindi è durata un mese? Un mese esattamente. E mezzo. Esattamente. E quindi vuol dire che questi stanno spendendo delle cifre folli, enormi, questi signori nessuno, che non hanno una bandiera, non hanno, perché non so quelli dell'ISIS che almeno una bandiera ce l'hanno. Sì, no? Inventata, ma ce l'hanno. Inventata, ma ce l'hanno. Questi non c'hanno bandiera, non si sa chi cazzo sono. Esattamente. Internazionalmente non. Beduini. Cioè, sono veri e propri beduini. Sì, cioè, senza patria, senza bandiera, sì. E senza nome. Sì, e la cosa assurda è che invece c'hanno i soldi, i carri armati, c'hanno i carri armati. Certamente. Non è che i carri armati li porti in giro come giocattoletti. Per portarli ci vogliono le navi adeguate, le navi container, i carrelli trasportatori sulle strade per farli portare, arrivare sul teatro su di guerra. Oppure devi portare con gli elicotteri AK-47. Certamente. Cioè, è mai possibile che nessuno si pone queste domande? I nostri signori giornalisti, i nostri signori politici. Ma hanno un cervello acceso la mattina oppure un cervello optional? È molto optional, anche perché veramente il livello di abbruttimento morale di questi giornalisti, di questi presentatori faccia da merda della televisione, di questi magistrati italiani che avrebbero anche il diritto e dovere di intervenire, indagare, oltretutto, questi qui hanno un livello tale di obnubilamento. Per cui è chiaro, non è soltanto viltà, è anche mancanza di cervello. Proseguiamo, perché abbiamo molte cose da dire su questo argomento. La città muore sotto i feroci bombardamenti, i terrificanti bidoni governativi che cadono dal cielo o i missili dei guerriglieri, tra l'altro i missili chi glieli dà non si sa. In mezzo c'è un popolo intrappolato, in queste condizioni dal 2012. Allora lì l'embargo però non no, lì, no, lì, no. No, lì va tutto bene, lì passano tranquillamente, magari pagano pegno a qualche pseudo guardia forestale, magari guardia forestale in mezzo al deserto, per intesa. Chi può fugge, i cristiani lasciano la città, si smarisce per sempre il carattere di luogo della convivenza tipico di Aleppo per tanti secoli. Aleppo era un ponte tra Oriente e Occidente, ecco quello che vogliono distruggere. Tramondi, un monumento umano sulla via della seta, ecco cosa vogliono distruggere. Tanti passavano per qui, da Alessandro Magno ai mercanti di tutti i secoli, sulla via che congiungeva mondi diversi. Vedi com'è bello questo articolo di Andrea Riccardi. La cittadella dall'alto sembrava custodire un'imponente stratificazione di civiltà che aveva creato uno spirito di Aleppo. Non era soltanto il sapone di Aleppo, che è il miglior sapone in assoluto, fatto con l'olio di Aleppo. O i cedri di Aleppo. O i famosi cedri che sono solo di Aleppo. Dolce, tollerante, attivo, capace di mediare tra civiltà e realizzare incontri inediti. Ora tutto è in frantumi. Povera Aleppo. Che rimane, ricordo, nel 1986, il vescovo Melchita Edelby. Ora, anche questa faccenda qua, cari signori, io vorrei mettere una pulcetta nell'orecchio a qualcuno. Qui il cristianesimo non è quello ossequioso e leccaculo del cristianesimo, è un cristianesimo romano, è un altro cristianesimo. Ora è quello veramente. È un altro cristianesimo che evidentemente dà fastidio a quello che comanda in Italia.
che rimane. Perché non è che cambiano idea a ogni prezza. No, soprattutto quelli hanno l'idea dal 400 dopo Cristo. Esattamente. No, che adesso la famiglia. La Sacra Famiglia non è rappresentativa della società attuale. Esattamente. E che vuol dire che la Sacra Famiglia, se deve coordinare in funzione della società attuale nel 600, nel 700, nel 1000, no? Sì. Che cazzo, o è quella la Sacra Famiglia o non è quella? Non è quella, per forza. Come ho detto, non è che avremo... la tiri, la allunghi, la stiri, la corci. Avremo una famiglia allargata con due San Giuseppe. E il Minotauro, Minotauro, due Madonne e San Giovannino, perché ce le vive. Siccome sono loro che nel tentativo di mistificare la Maddalena pure, oh, la Maddalena. Nel tentativo di mistificare l'ultima cena, hanno detto che quello che fino al 1600 era disegnato come Maddalena, una femmina, come Maddalena, certo, hanno detto che Giovannino, facendo credere, facendo pensare che Gesù fosse un froce. Allora, la Sacra Famiglia di oggi è due San Giuseppe, due Madonne e due San Giovannini. Forse anche quattro San Giovannini. No, tra l'altro, ricordiamoci bene che il buon vecchio Freud stabilì che Leonardo era omosessuale, sì, sì, guardando il quadro in cui la Madonna e la mamma di San Giovanni Evangelista, San Giovanni Battista, stavano tutti e due assieme, dove si trovano questi due bambini tutti e due assieme, no? San Giovanni Battista e Cristo tutti e due assieme. Da lì dedusse Freud che Leonardo era omosessuale. Quindi vedete bene che noi, se facciamo qualche ipotesi, non è così campatenario, abbiamo delle convalide, e non siamo soli, abbiamo delle convalide eccezionali. Che rimane? Ricordo nel 1986 il vescovo Melchita Edelby, che era stato padre conciliare, mi conduceva per le vie del quartiere cristiano spiegandomi angolo dopo angolo le tante chiese, una diversa dall'altra ma in pace tra di loro. Le tante chiese, una diversa dall'altra ma in pace tra di loro. Cosa significa? Che oggi la pace romana queste, era mantenuta. Queste chiese non sono in pace tra di loro. Oggi è morto da anni, la vita gli ha risparmiato di vedere la distruzione della sua città, la sua bella cattedrale sventrata. Mi portò a visitare il palazzo degli Antachi, un'antica famiglia cristiana, uno scrigno di arte, un pezzo di storia. Ho incontrato recentemente una giovane Antachi che lavorava in un campo di rifugiati siriani in Libano, portava qualcosa della grazia di Aleppo. Questa città durante la prima guerra mondiale aveva salvato tanti armeni perseguitati. Ora la rovina dell'antica cattedrale ne è l'emblema. E non sono solo le strade e i monumenti a essere colpiti. Poveri bambini a scuola sotto le bombe. E quanto dolore nascosto sopportato dagli aleppini di tutte le religioni che ormai non si chiedono più quale sarà il loro futuro. Basta sopravvivere per il giorno dopo. Sì, povera Aleppo, 10 mesi fa ho lanciato un appello per Aleppo, che ha ricevuto tante adesioni. Creiamo una zona di non combattimento attorno ad Aleppo. Bisogna salvare la città. L'inviato dell'ONU l'ha fatto proprio, ma tutto sembra fermo. Il possibile diventa impossibile, niente si muove, le forze in campo sono prese da logiche bellicose, piccole ma tremende. Io voglio ricordare che la logica è quella che ha fatto distruggere l'abbazia di Monte Cassino in Italia, perché non c'era nessuna ragione che gli angloamericani la bombardavano. 4.000 bombe. Esattamente. Quindi la logica è un'altra di loro signori, ed è una logica che, cari amici, è il rinnovo degli armamenti. Cari amici, vi faccio vedere, c'è anche la distruzione della cultura antica. Programmare il disastro, eccolo qui. Programmare il disastro, la politica israeliana in azione. Michel Warsawski, eccolo qua, vedi? Dal colonialismo collettivistico al capitalismo mafioso. E adesso vi leggo una storia. Che hanno fatto i kibbutz? Era campato per aria anche quando ce la sono inventata. Qui c'è tutto. E vi spiego perché. Perché vedete, cari amici, le cose
bisogna leggerle, bisogna conoscerle. Se non le leggi. Era tutto in funzione antisovietica. Tutto. Allora, per decenni lo Stato di Israele è stato percepito in Occidente, ma anche in molti paesi dell'Africa subsahariana, come uno Stato socialista. Certo. O quantomeno come un paese nel quale il ruolo del capitalismo privato era ridotto al minimo e dove la borghesia aveva solo un ruolo secondario nella direzione dello Stato. Questo non era completamente falso e d'altronde non era una caratteristica specifica dello Stato ebraico. Ripeto, i kibbutz erano una invenzione di facciata, è ampiamente dimostrato che i kibbutz erano esclusivamente un'invenzione di facciata. Non solo, ma anche perché chi è andato poi a vedere come funzionava, vedeva perfettamente che siccome gli ebrei e soprattutto gli ebrei russi era gente che non era capace di lavorare e men che meno lavorare la terra, perché vivevano di altre cose, di piccoli traffici, di usura, usuretta e quant'altro, questi kibbutz... No, se andava bene erano l'intelligenza, sì. Basse e piccole, sì, ma adesso, intelligenza. Guarda, questo lo dice in maniera di una chiarezza estrema. Guarda. Tra gli anni 50 e 70, la maggior parte dei nuovi paesi di recente decolonizzazione, in particolare in Africa, hanno visto lo Stato e spesso il partito unico al potere costruire l'economia dall'alto in maniera dirigista. Lo sappiamo perfettamente, i famosi stati socialisti o pseudo-socialisti della decolonizzazione, certo, in Africa, quinquennali. Controllati, no, parlo di quelli africani, controllati dagli ex colonizzatori, i quali di questo dirigismo si avvantaggiavano, perché ovviamente mantenevano le mani attraverso il capo del governo, certo. l'unico che si opponeva e che si oppose fu Lumumba, il quale era un autentico socialista, e l'hanno subito ammazzato, tanto per cambiare. L'altro, l'alternativa, l'alternativa era Tshombe. Tshombe, che fu ucciso anche lui, ben inteso, era quello che aveva promosso la secessione del Katanga per conto della Union Minière, che era quella che controllava le miniere del Katanga, oltretutto, belle, cose molto belle. Allora, tra gli anni 50, in particolare in Africa, hanno visto lo Stato e spesso il partito unico al potere costruire l'economia dall'alto in maniera dirigista. Era l'unico modo per superare l'incapacità del capitale locale, pare ovvio, debole e dipendente, di costruire un'economia nazionale indipendente. Il caso sionista, tuttavia, è particolare perché si tratta non solo di conquistare l'indipendenza, ma anche di marginalizzare la popolazione araba indigena e spogliarla del potere economico e politico che aveva nel suo paese. Questo è stato il ruolo a cui, no, il sionismo ha affidato il progetto. In altri termini, si può dire che un partito, il Mapai, che più tardi diventerà il Partito Laburista, ha costruito un movimento coloniale che ha edificato delle strutture statali per infine diventare lo Stato. Guardate, questa dinamica è il contrario di quello che dovrebbe essere un partito socialista, un governo socialista. Il politologo, uno dei più grandi politologi, onestissimo come capita sempre in quegli ambienti, che questa gente è veramente onesta, e sono ricerca, non come gli italiani che basta gli danno 10 euro sotto banco, cambiano tutto quello che pensavano prima. Il politologo Zev Sternel, quello che ha scritto un libro bellissimo sulla nascita del fascismo, dell'Università Ebraica di Gerusalemme, ha dimostrato in modo convincente che il socialismo dei gruppi dirigenti sionisti non era che uno strumento per portare a buon fine il progetto coloniale, che è sempre stato l'obiettivo primario anche per i partiti sionisti molto a sinistra, come Hochomer Atzair. Ciò non significa che gli ideologi sionisti socialisti non credessero ai valori di sinistra che difendevano, ma semplicemente che questi valori sono sempre stati largamente relativizzati, no, rispetto all'obiettivo coloniale. E qui non fa
è proprio di una logica, non fanno più niente. Condivisa. Non dimentichiamo che questa è l'epoca in cui la sinistra, largamente influenzata dalle teorie di Joseph Stalin, parlava di contraddizioni principali e contraddizioni secondarie. Che cosa vuoi? Quando lui diceva che cazzo andate a fare? Ah, ma queste sono contraddizioni, dicono loro, ti immagini. Come in molti nuovi stati, il collettivismo israeliano ha costruito quasi ex nihilo un'economia, un mercato e una borghesia nuova. Inoltre esso ha creato una classe operaia e una classe contadina ebraica, escludendo i lavori arabi dal mercato e poi dal paese. La privatizzazione dello Stato e dell'economia si è realizzata in tre tempi. Allora voi vedete, la prima ondata era un'ondata che sembrava socialista, per poi diventare qualcosa di molto privatistico. Quello che è successo e sta succedendo in Italia, ecco perché, cari amici, sto leggendo questo passaggio. Questa cosa qui è analoga a quell'affermazione che hai fatto appena adesso te. Io l'ho detto a Piazza del Popolo alla manifestazione del 2012, esattamente, in cui dicevo: state attenti che l'esperienza del 48 e del 67 fatta in Israele sta avvenendo anche qui. Esattamente. Perché la spoliazione delle aziende, la spoliazione delle risorse di qualunque genere, i marchi sottratti illegalmente all'imprenditoria italiana o l'emigrazione delle aziende all'estero porterà a un'economia completamente fuori controllo dal governo italiano e dalla nazione italiana e dai cittadini italiani. Esattamente. E quindi noi saremo succubi esattamente come gli arabi hanno dovuto subire e stanno allora, subendo. Allora, tratto di sentire che è bello il passaggio, perché questo è una poesia, guarda. Negli anni 70 lo Stato incoraggia il capitalismo privato e lo aiuta a rafforzarsi con delle sovvenzioni colossali e aiuti negli investimenti, ma il settore statale resta ancora largamente dominante. E ciò che è stato definito i nuovi milionari di Sapir, dal nome del ministro delle finanze di Golda Meir, eccone un'altra bella precisa. Nel nome, nome di fatto. Esattamente. Pinkas Sapir. Ma chi è un italiano che metterebbe mai nome a un figlio o una figlia oro? Oro. Ma che poi guarda che gold non ha l'implicazione puramente metallica, metallurgica della parola oro. Ricchezza. Ricchezza materiale. Sì. Il concetto di gold è ricchezza puramente materiale. Uno in italiano che gli mette nome Ilaria, Letizia, Gioia, che ne so, Stella, Dolore, come si dice, Amaliata, che ne so, Immacolata, quello che vuoi, ma mai oro. Sì, esattamente. Assunta lì. Allora, una sottolineatura importante nel settore statale. Includo il capitale che appartiene alla Istadrut, che possiede le più grandi imprese del paese e impiega un terzo della manodopera. La Istadrut oggi è una confederazione sindacale classica, ma fino alla creazione dello Stato di Israele essa di fatto è stata lo Stato prima dello Stato. E tra il 1948 e il 1970 una specie di stato parallelo responsabile della salute, dello sport, della cultura popolare, proprietaria di una parte importante dell'industria e l'unico quadro per l'organizzazione sindacale dei salariati. Voi vedete bene come un'organizzazione che è contemporaneamente proprietaria e sindacale. Quindi ti immagini che meraviglia. Cozzavano gli interessi, qui il conflitto di interesse non c'è. Appunto, Ugo Spirito aveva a suo tempo ipotizzato la corporazione proprietaria, che è un concetto abbastanza diverso. Cioè non c'è la coincidenza dell'industria di Stato con un'organizzazione puramente sindacale. È l'organizzazione puramente sindacale che vive in se stessa. E diventa un qualcosa di proprietario, ma alternativa
al datore di lavoro e allo Stato. Questo è un concetto molto importante. Qui invece hanno mescolato perché sono dei mascalzoni. No, ma non era quella la finalità. Guarda quello che dicono dopo. Torno. Nel corso degli anni Ottanta lo Stato privatizza e vende una parte importante dell'industria nazionale al settore privato. In quegli anni Milton Friedman diviene il nuovo profeta e Margaret Thatcher la pizia degli economisti israeliani che disertano le università per entrare in politica e negli affari. Guardate quanto è interessante e quanto coincide con quello che hanno fatto in Italia. A partire dalla seconda metà degli anni 90, la liquidazione e privatizzazione dei servizi pubblici si realizza con una rapidità e una brutalità senza precedenti. Sotto la direzione di Benjamin Netanyahu, che ha studiato negli Stati Uniti, eccoli lì, quelli che vengono formati col timbro, con l'imprinting, col conio, col conio proprio. Negli Stati Uniti dei think tanks conservatori, lo Stato sociale che vi era stato in Israele per decenni diventa un esempio tipo del neoliberismo più selvaggio. Oh ragazzi, noi viviamo questo. No, ma la cosa è incredibile. Allora, mentre diciamo a partire dal 1918-19 c'è stato, diciamo, quell'interesse da parte dei sionisti inglesi e americani a fondare questo Stato in Palestina. Perché erano questioni puramente e per punto di carattere geopolitico, certo, all'epoca. No, aspetta, quello che volevo dire era questo. Cioè praticamente c'era questa intenzione, ecco, geopolitica di creare questo, questa entità esoterica, perché di reale non c'era niente, assolutamente, lo sappiamo noi. Il progetto era quello di cacciare l'Inghilterra, certo, dal controllo del Mediterraneo, certo, la verità, che ha trovato la confluenza di fra tutti i sionisti inglesi e gli americani, inglesi, americani, nazisti, tedeschi, certo, italiani, certo, fuori gli inglesi, certo, dal, certo, Mediterraneo, certo. No, su questa diciamo è stata una intenzione sicuramente lodevole sotto il suo profilo, però poi diciamo coincideva con tutta una serie di deduzioni e di negatività notevoli. Ma la cosa incredibile è che poi a partire dal 48 in poi, diciamo, i think tank americani e inglesi hanno, diciamo, condotto questa operazione di realizzazione dello Stato, esatto, quello che hanno fatto con l'Europa di Israele, esatto, quello che hanno fatto con l'Europa. La cosa ancora più incredibile è che quindi c'avevano però una sua motivazione di essere, in quanto andava a riempire dei vuoti di potere, di condizioni, sì, geopolitiche, sì, che ci aveva un senso, certo. Ma in questo momento noi ci troviamo a dover subire una reazione che proviene da quello che doveva essere una sottocolonia, secondaria, no? del potere mondialista. Esattamente. No, come centro, sì, del potere, che adesso sta irradiando in giro per l'Europa i suoi emissari. Cioè noi oggi ci troviamo ad avere un consulente del signor Matteo Renzi che si chiama Gould, non a caso anche lui Gould, poi il cognome non mi ricordo, ma comunque anche lui di bella chiara discendenza, quello che si è inventato quegli 80 euro da dare ai poveracci, gente che non ha nessuna competenza, non ha nessuna capacità, non ha niente di niente che possa dargli veramente lustro, che però occupano posizioni, come Matteo Renzi del resto, posizioni di assoluto rilievo, senza che nessuno li abbia potuti in qualche modo gestire. No, ma senza nemmeno sapere che c'è, perché il 99,9% non lo sa che esistono queste persone, che esistono sottobosco. Mentre poi un altro figlio di puttana... Ma la cosa che voglio dire è che noi siamo conquistati adesso anche da Israele. Certamente, lì c'è la collega, c'è il collega, ma poi adesso guarda un po' quello che verrà dopo. Ai nostri amici ho preannunciato qualcosa, dopo vedrai quello che verrà dopo. Allora voglio sempre ricordare appunto che c'è anche una specie di mascalzone che si fa passare per napoletano, in realtà è un israeliano, no, che se la fida, che scrive i libri, capo, che dice che, sì, che conosce i mafiosi, sì, quando i mafiosi hanno detto ma che cazzo è questo, mai visto né conosciuto, mai visto né conosciuto. A Scampia soprattutto a Scampia. Cioè, se gli vai e infilano un peperoncino nel culo appena entra e lo portano in bandiera, in bandiera. Per nostra fortuna che c'è la camorra, ragazzi, gli unici con le palle in taglio ormai sono, esatto, certo,
Allora, per decenni diventa un esempio tipo del neoliberismo più selvaggio. Attenzione! In meno di due anni. Del resto non scordiamoci che tutte le rivoluzioni avvengono col supporto della mafia locale. Fuori discussione. Tutte. Infatti noi, mafia, camorra, siamo con te. D'altronde noi sappiamo bene chi è l'attuale presidente della Repubblica. In meno di due anni migliaia di famiglie cadono al di sotto della soglia di povertà. Secondo un rapporto. Che anno quello? Dopo che va al potere Netanyahu, che applica le regole, recentemente, insomma, che applica le regole che ha preso in America dai suoi compagni. Ah, è vero, la crisi del 35% del crollo economico israeliano, una decina d'anni fa, 8 anni fa, una cosa del genere. Allora, secondo un rapporto della sicurezza sociale, un terzo dei bambini israeliani vive al di sotto della soglia di povertà. Qui non c'entra più la lotta alla guerra nei confronti della popolazione araba, stanno tutti male. E soprattutto quei poveracci che li hanno mandati lì. Ma si può vedere una foto in cui i genitori vanno in giro col mitra e lo fanno usare a 4 o 5 anni ai bambini? Vuol dire che stai messo male di cervello e anche male socialmente. Infatti, un terzo. Nella suburra americana di Detroit e di Chicago. Uguale. Esattamente. Un terzo dei bambini israeliani vive al di sotto della soglia di povertà. Ed in quel momento l'economia israeliana non è stata mai così prospera. Eccola qui. E gli indicatori della ricchezza e di crescita si trovano al di sopra della media europea. Cari amici, quando Matteo Renzi vi viene a dire qualche cazzata, al massimo che succede è che questa ricchezza, completamente campata per aria, distorta. Completamente distorta, è sulle spalle della razza umana, capito? È sulle spalle degli uomini, degli esseri adesso umani. Adesso stanno facendo i lanci d'agenzia, incredibile, l'Italia strabiglia il mondo con lo 0,3% di incremento, ma li mortacci vostri, non credo. Lo 0,3% significa che c'è un giorno di più di lavoro, esattamente. E quel 3% del 0,3% è quello lì. Esattamente, ma anche quello, se fosse lavoro vero ci sarebbe un incremento più, no, ma laddove il lavoro non c'è e se lo inventano per poter inventare qualcosa, e la situazione è quella che diciamo, ma veniamo al dunque qui. Ed in quel momento gli indicatori di ricchezza e di crescita si trovano di sopra del medio europeo. Mentre Tel Aviv è diventata una delle città più ricche della regione del Mediterraneo, e vorrei vedere. A Ofakim e Sderot è quasi terzo mondo. La deregulation è onnipresente, le leggi sociali e i controlli finanziari lasciano il posto a un laissez-faire degno del XIX secolo. Cosa che apre la porta a un capitalismo. Dickens non è esistito. No, appunto, no, diciamo nemmeno immagino. No, poi quella letteratura lì di critica sociale, certo. Immagini degli ebrei. Cosa che apre le porte, attenzione, questo è quello che loro vogliono. La porta a un capitalismo di tipo mafioso direttamente importato dalla Russia post-comunista. Sì, 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 sì. E qui è il tripudio. Vedete, cari amici? Il peggio del peggio. Guarda, in un articolo pubblicato alla fine della guerra del Libano, il cronista di Haaretz, Daniel Ben Simon, afferma: non c'è più lo Stato. Haaretz è attendibile, non è che cazzo, è no, l'unico no, che dice no. Le cose come sanno. Non è certo il Corriere della Sera, e men che meno la Repubblica. In effetti, e lì c'è questa consuetudine, per cui i giornalisti sono veramente giornalisti. Questa è una consuetudine che viene dalla grande tradizione, tanto americana quanto inglese, meno francese, ma il giornalismo inglese è un giornalismo sempre stato svincolato dal potere, ma svincolato mentalmente, culturalmente. Il giornalismo inglese, se c'è mai stato un giornalismo asservito agli interessi del proprietario, è quello, intendiamoci bene, solo che sono i giornalisti che non sono servi, il discorso è diverso. Il proprietario avrà pure dei propri interessi, ma deve fare i conti con dei giornalisti che c'hanno i coglioni e con gente seria e gente onesta. Qui è il contrario, qui abbiamo dei giornalisti che sono talmente asserviti che fanno venire il vomito al proprietario, lo aspettano che il proprietario abbia
fa bisogno più di qualcosa, realisti del re. Sì, che per sfumitarci sopra, capito? Tutte le cose peggiori che possono scrivere, ha sempre per lodare il supposto, ma poi è bello, il giornalismo italiano è bello, e questi continuano a lodare un certo padrone, convinti, no, che questo sia quel padrone lì, mentre ha già cambiato di proprietà, loro almeno lo sanno. Allora andiamo avanti. Nulla, allora attenzione, in effetti tutta la popolazione del nord del paese bombardata per 3 settimane dall'artiglieria di Hezbollah è abbandonata dalle istituzioni statali. Nulla era stato previsto per assistere la popolazione civile, neanche in termini di protezione. I più ricchi fuggono verso il centro del paese e i più deboli, in particolare vecchi, privi di tutto, vengono dimenticati in rifugi fatiscenti. Sono cose che ufficialmente non si devono sapere. Il vice sindaco di Haifa, la terza città del paese, cari amici, confessa ad uno dei canali della radio nazionale di non avere denaro per prendersi carico delle necessità più elementari della popolazione civile. Sono le organizzazioni caritative e gli oligarchi, ecco gli oligarchi, che scappati per il rotto della cuffia dalle grinfie di Stalin. Gli oligarchi è quello che avevano preso il potere prima di Putin, che avevano fatto strame delle ricchezze russe. Certo, quei banchieri, russi. Gli oligarchi, certo. Sì, sì. Putin, buona parte, li ha presi e gli ha tirato i peli del culo. No, alcuni sono scappati prima. L'ha messi in galera mi auguro che continui a rimanere lì. Qualcuno invece è riuscito a scappare. Beh, quello che si è comprato il Tottenham, mi pare. Allora, no? Nel giro di un anno, grazie a quell'ubriacone, questa gente qui che era pronta lì, quando c'è stato il crollo dell'URSS, ma vi volete pensare cosa il petrolio russo? Si sono impossessati di tutto, di tutti gli enti pubblici russi che gestivano tutte le enormi ricchezze minerarie della Russia, compreso le ferrovie. Per fortuna è uscito fuori Putin. E Putin ha fatto un blitz. Bella Madonna. Oh, sono le organizzazioni caritative. Sicuramente erano anni che stava preparando pure il contro blitz. E gli oligarchi che sostituiscono le istituzioni pubbliche. Arkady Gaidamak è un oligarca russo che è un immigrato in Israele, diciamo che è immigrato. È un multimilionario dalla reputazione scottante, te credo. La procura francese ha emesso contro di lui un mandato di arresto internazionale per le sue attività in Angola, questi oligarchi, legate a traffici di armi e diamanti. Oh, che strano! Gaidamak è senza dubbio l'uomo più popolare di Israele e verosimilmente sarà il prossimo sindaco di Gerusalemme. Cari signori, che dici, se trovi qualcosa di strano? No, mai. Siamo Gerusalemme, dove ascese al cielo Gesù Cristo, no? Il lucano di fuoco. Isaia, ma anche Gesù Cristo. Allora, a questo punto nessuno l'ha visto, ma c'è salito. C'è salito. Quindi giustamente faranno un monumento all'oligarca. Faranno un monumento all'oligarca, cari amici. Questa popolarità l'ha guadagnata a colpi di milioni di dollari. Nell'estate 2006 è lui che si è fatto carico della popolazione di Kiryat Shmone, sottoposta ai tiri di razzi da parte di Hezbollah, e che ha organizzato un gigantesco campo estivo a Eilat per i bambini del nord del paese. Sempre lui, qualche mese dopo, ha organizzato